Nicola, salutiamo, ci sono, caro Nicola, salutiamo i nostri amici che tanto ci seguono. Ora, ieri, seconda domenica della ripresa, diciamo, e prima domenica delle celebrazioni con il popolo. Io ho partecipato, come ti dicevo ieri mattina, alla nostra chiamata alla messa di sabato alle ore 19, poi ieri alla parrocchia Spirito Santo di Trani, mentre tu invece sabato nella tua parrocchia di San Magno hai eseguito il compito di ministrante nella messa. Piano piano, non ti negare, come diciamo qua. E niente, io ieri sera ho approfittato un po' della situazione per mandare già il messaggio per bloccare il posto per me, ma non nella messa delle 19, nella messa delle ore 17, perché allo Spirito Santo il sabato, diciamo in questo momento che bisogna distribuire equamente, diciamo, la comunità da noi vengono fa cioè da sabato scorso sono due messe al sabato, alle 17 e alle 19. Invece a San Magno quante messe fanno il sabato pomeriggio e sera? Alle 19. Ma la domenica ne fanno di più. Ah, sì. Contento anche oggi di vedere questo bel sole, molto probabile nel pomeriggio che mi dovrei vedere con Maurizio Giardino. Ma la natura in questi mesi qui di fermo, di lockdown, come sa fare lei, diciamo, ha fatto il suo corso. Per esempio, io ogni tanto dando un'occhiata alla pagina Facebook di Legambiente, adesso diciamo Legambiente Trani si sta occupando quando è possibile delle pulizie, principalmente un po' della vasca di Boccadoro che si trova nella zona più a nord verso la campagna, diciamo, di Trani. Sì, io non l'ho vista ancora di persona la vasca di Boccadoro. Comunque sono sicuro che ci sarà anche per me, e ti sto parlando. Sono sicuro che ci sarà anche per me la prima volta che andrò a visitare la vasca di Boccadoro. Diciamo, sono abbastanza sereno comunque. C'è chi invece purtroppo, cioè sì, è ovvio, neanche io magari ho vissuto proprio bene il periodo del lockdown, però diciamo, avendo un po' la fortuna del computer o qualche console, diciamo, un po' una partita a carte a scopo, quindi meno male, diciamo, le giornate passavano. Ora però è ovvio che, come purtroppo ho letto anche questa mattina, c'è chi giustamente per sfrenarsi di tutto il lockdown si fanno così queste rimpatriate che però non vanno ancora bene. Perché l'ente governativo ci ha detto che è possibile uscire in due e non in più persone. E purtroppo, insomma, anche a Striscia la notizia, pure ho visto, gli assembramenti si stanno registrando, però io sono dell'opinione che cioè, non si dovrebbe chiudere tutto da capo di nuovo. Bisognerebbe mettere in forza, diciamo, gli agenti di sicurezza per le strade,
e punire chi, anziché andare in due, con la mascherina, i guanti o a debita distanza, ce ne ritroviamo in giro 3, 4, 5 persone tutti insieme. Perché solo così si può dare una regolamentazione e soprattutto un po' di senso civico. Perché se no, per dire, uno si alza la mattina e dice: no, non me ne frega niente a me dal coronavirus, io mi vado a fare la scampagnata con 3 o 4 amici miei, e invece non si può ancora fare. Io, per esempio, ti dicevo ieri mattina, vabbè, diciamo che la nostra villa comunale, essendo stata chiusa anch'essa per tanto tempo, i bambini soprattutto hanno bisogno di quello spazio verde bello che abbiamo nella villa. Però vabbè, diciamo che ieri ho trovato un bel po' di gente, quindi come riflessione di coscienza personale ho detto: vabbè, ci vado un'altra volta, tanto ce l'abbiamo sempre qui la villa, non è che ci scompare. Quindi niente, per il resto, ieri, come ti dicevo, ho fatto, diciamo, a mezzogiorno, ho mangiato, diciamo, abbiamo unito qui a casa l'utile al dilettevole. Abbiamo fatto insieme prima e seconda, pennette con polipo, e poi la sera ho mangiato due hamburger di pollo con l'insalata. Diciamo che ogni tanto bisogna variare, quindi. Poi d'altronde adesso pure anche pietanze come patate risa cozze, o insomma, sono abbastanza gradevoli. D'altronde ci stiamo avvicinando all'estate. Oggi è già 25, l'estate entra tra poco meno di un mese. Poi vedremo un po' come dicono gli inglesi, la situation per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Solo che io ho paura un po' per le spiagge libere, perché secondo me lì sicuramente ci sarà la solita inciviltà di chi fa il menefreghismo, e quindi io, se fossi come posso dire, in tutti quegli ordini che devono regolamentare per quanto riguarda il mare, le spiagge libere, cioè non che le bloccherei, però vedrei a questo punto più di riguardo i lidi a pagamento, magari con ingresso a poco prezzo, a 2 o massimo 5 euro, quindi comunque vabbè, alla fine, come sappiamo, non siamo noi che possiamo decidere, quindi insomma. Beh, che dire, Nicole, visto che è lunedì, quindi non ci dilunghiamo tanto, che insomma il lunedì è un po' l'inizio della settimana, il primo giorno, quindi bisogna andare un po' leggeri, un po' soft. Beh, allora, grazie Nicola, prossima puntata vediamo mercoledì o massimo giovedì, quindi vediamo se preregistrarlo o farla come oggi in diretta. Beh, io ti saluto, di nuovo buona giornata, buona settimana. Quando c'è bisogno ci sentiamo privatamente. Ciao Nicola, ciao. Bene, cari amici, avete sentito qui in presa diretta il colloquio della nostra puntata di oggi del Deluxe Show con il sottoscritto Nicola De Lucia e Nicola Zecchillo. Io vi ringrazio, vi riporto anche i saluti di Nicola Zecchillo. Noi ci vediamo alla prossima. Buon proseguimento a tutti. Ciao!